Ennesima live reaction spaccata. Questa è ufficialmente la prima partita di Europa League che commentiamo su questo canale. Triste ma vero. Diciamo che partecipare a questa competizione è una cosa un pochino amara, però l'unica chiave per renderla meno amara siete voi. E noi chiediamo a voi di dare tutto, di mettercela tutta per portare questa competizione il più in là possibile, magari di sperare nel miracolo dei miracoli di portarla a Milano. Durante la live reaction di Milan-Napoli ho fatto un piccolo appunto specificando che le renne non vengono a Milano per perdere, che non vanno sottovalutate e che se il Milan scende in campo con la sufficienza purtroppo vista e rivista quest'anno in campo, potremmo andare incontro a diversi dispiaceri, soprattutto la sufficienza per quanto riguarda il reparto avanzato che abbiamo incontrato con il Napoli, perché ragazzi, io non voglio essere di parte, ma con un attacco un po' prolifico un altro 2 gol il Milan poteva farli. Che poi Mandanda è palesemente il padre di Maignan. Non sottovalutate la competizione, non sottovalutate l'avversario. E ragazzi, io più che starvi vicino e sperare nel miglior percorso possibile, non so veramente cosa dirvi. Tra l'altro, nel René, scusate, poi non ho ben capito se si pronuncia Ren o René, c'è un ex della Serie A, tra l'altro molto tenuto sott'occhio dalla vecchia dirigenza del Milan, ovvero Theat, difensore ex Bologna che Maldini aveva, diciamo, tenuto sotto tiro. Poi, da quanto risulta, le strade non si sono congiunte. Comunque Musa e Florenzi sono, anzi no, Musa e basta, è diffidato dalla Champions League. Del resto a livello di diffide siamo puliti. Che brutta maglia che ci hanno questi, madonna. Io mi auguro che quella di casa al ritorno sia un pochino migliore. Però un po' già il fatto che non ci sia Calabria a me non dispiace. Io sono, e non voglio essere cattivo, ma certe cose non riesco a nasconderle. Mi ricordo l'attaccante attuale del Ren, tale Calimu Endo, ce l'avevo a Ultimate Team, ma mi parlo degli albori di FIFA 23, quando tipo inizi proprio le prime partite dove ti regalano sti scarzoni tipo gli oro rari 78-79, ecco, tra questi c'era Calimu Endo. Poi io ci tengo a precisare, scarzoni su FIFA ma non necessariamente scarzoni nella realtà, visto quanto di frequente giocatori altamente mediocri riescano contro di noi a diventare fenomeni assoluti. Si inizia, ragazzi, è iniziata Milan-Ren. Certo che pallone più classico non poteva esserci, bianco a esagoni neri e arancioni, tipo una specie di variante del Super Santos questo. Ora, perdonatemi se il nome di alcuni giocatori loro li sbaglio, ma Calimundo, Calimuendo, sti cazzi. Già è tanto se seguo la Serie A, figuratevi la Liga. Vabbè, io posso capire squadre strablasonate, che ne so, il PSG, il City, Bayern, che sono giocatori che senti nominare tutti i giorni, ma questi chi cazzo li conosce? Simon Kier, c'è del taglio in diagonale preciso per Rafa Leao, bello bello bello, traversa, non ci voglio credere, calcio d'angolo, che palla che gli hanno dato e come ha scavalcato il difensore. Oddio, senza deviazione non lo so se fosse stata traversa oppure gol. Adesso no, ok, no no, traversa di Lea, una palla data bene, ci siamo resi pericolosi. La battuta di Florenzi stavolta verso il primo palo, Florenzi, Leao, Reinders da fuori con una buona curva. Alto. Certo che se speriamo di fare gol così, ragazzi, siamo freschi, Il quasi 19enne Desire. Loftus-Cheek, bellissimo, la palla dentro verso Musa. Stica il destro, non trova neanche una deviazione efficace, ci sarà rinvio dal fondo. Ho veramente perso il conto dei gol mangiati in maniera veramente stupida tra la partita con Napoli e il primo quarto d'ora di questa, veramente ho difficoltà. Ho difficoltà a contare i gol che potevamo segnare e non abbiamo segnato. Raga, sto Ren sta giocando parecchio male, hanno superato la metà campo per miracolo e non so come il risultato sia ancora 0-0, perché siamo polli noi. Che ginocchiata nello stomaco che si è preso Hernandez. Vuole sciogliersi un po' con questi numeri. Attenzione, Desire, no, Burigio,
che prova a piazzarla, Madonna, fa lontano dal secondo palo. Grosso. Cosa hanno visto i miei occhi? Poi vabbè, visto in prospettiva è tutta un'altra cosa, però. Dovevamo già essere 1-0, punto. Non c'è cazzi. Reinders di prima, una buona palla per Florenzi, che ha il piede per crossare. Florenzi dentro verso, che porta avanti il Milan al 32esimo minuto. La testata di Ruben Loftus-Cheek, che ritrova l'Europa League e piazza il timbro anche a livello internazionale. La pazienza. Raga, dove cazzo l'ha piantata? Caputtana, dove cazzo ha piantato quella palla? Madonna, intanto che palla di Florenzi. Diglielo a Calabria di mettere una palla così, primo. E mi prendo la completa responsabilità di quello che ho appena detto. Secondo, gli applausi alla squadra. Col portiere completamente piazzato, piantare lì la palla, ragazzi, ce ne vuole. Ragazzi, ha fatto, cioè, forse non avete idea, ma ha fatto un gol stupendo. Adesso c'è da testare se questo Milan regge o no, perché la vera partita, ragazzi, inizia adesso. Non è quella che c'è stata nei 33 minuti precedenti. Pulisic verso Giroud, tutto ex Chelsea. Giroud tira da fuori e tira una merda assoluta. Peccato. Altra azione che avremmo potuto tranquillamente portare a termine in maniera anche abbastanza tranquilla, invece nada. Nessun problema reale per Maignan. Per ora, la partita è ancora lunga. Per ora, Stefano Borghi, la partita è ancora lunga. Può succedere di tutto, capito? Ragazzi, cioè, neanche tempo di finire di vedere il replay, il Ren ha già riperso palla, eh. Cioè, non è che io con questi non voglio perdere, io con questi non voglio neanche prendere gol. Poi c'è da vedere in casa come giocano. Ma se il Ren è quello che stiamo vedendo stasera, cioè qua la qualificazione va chiusa prima di subito. Cioè, questi stanno giocando per ora ai livelli del Milan nel derby, eh. E io non vorrei dire. Cioè, rapporto occasioni create, occasioni subite è più o meno pari. Ma infatti mia al 42esimo con l'Inter di solito già 2-3 li ha presi. Va bene, finisce qua il primo tempo, ragazzi. Bene ma male. Bene ma male, perché contro una squadra che gioca così devi chiuderla in 20 minuti. Non c'è scuse, ragazzi. E Milan deve cercare di trovare il 2-3-0 nel secondo tempo. So benissimo che è in grado di farlo. E ci vediamo. E ci siamo, ragazzi. Secondo tempo di Milan contro Rennes. Ragazzi, va chiusa sta partita. A parte gli scherzi, bisogna veramente chiuderla. Florenzi, buono verso Loftus-Cheek. C'è Pulisic la mette nel mezzo. Madonna, che palla orribile che ha messo Hernandez dalla bandierina. Aspetta l'arrivo di tutti. Teo Hernandez, il più proiettato verso la porta, è Kier. Teo Hernandez verso Kier, rimane lì. E c'è il gol ancora di Loftus-Cheek, che al 47esimo raddoppia, ragazzi. Settima rete stagionale, sesta nel 2024, ragazzi. Io ho sempre detto che sto ragazzo è di una forza disumana, è un giocatore al limite dell'assurdo. Il problema è la sua fragilità, e infatti anche lui è passato sotto la roulette russa degli infortuni che abbiamo avuto quest'anno. Ma ragazzi, se trova continuità, se sta bene, secondo me è capace di fare ancora di più di quello che ha fatto finora. Io non ho mai dubitato del suo acquisto, e io ho sempre detto dal giorno zero che se questo ragazzo non fosse stato tartassato dagli infortuni sarebbe anche titolare in nazionale inglese. Mi prendo la responsabilità di ciò che ho appena detto. Mandanda sbaglia, bella Hernandez. Leao, oh, ce l'ha fatta! E che cazzo! 3-0, andava chiusa oggi, che ancora chiusa non è, ma il più andava fatto oggi. Hernandez per Leao. Hernandez anche oggi ti ha messo l'assist, incredibile. Lui ogni partita ci deve per forza mettere lo zampino, se no non è contento. Qua la giocata di Leao è tanta roba, poteva tirare, scaricare per Pulisic. Avesse sbagliato anche questo gol, sarebbe stata una cosa veramente assurda. Continuate a comprare le pagine, che poi le partite iniziano e si piange. 50 gol in 192 partite, ragazzi. Io non vorrei essere critico, ma visto il giocatore che è, potevano essere almeno il doppio. Vabbè, 3-0, ragazzi, che c'è da dire.
Intanto fuori Leao, dentro Okafor. E rivediamo la faccia di Ciao che non vediamo da Milan Borussia Dortmund del 28 novembre. Speriamo di recuperarli tutti, di non perderne altri soprattutto. Ogni volta che Telecornisa dice Santa Maria, io penso Madre di Dio. È più forte di me, giuro. Ci è voluta una vita e mezzo per vedere la prima azione del renne. Delle renne. Renne, sei tu. Burigio, guarda in mezzo. Valuta soprattutto le azioni a palla bassa. C'è un sinistro di Guerino. Di Guerin che primo palo di spaventa Maignan. Certe cose sono inevitabili, però vabbè, ragazzi. Finché non fanno gol va bene così. Raga, 14 tiri a 5. C'è man manco su FIFA, oh. Raga, ma ci sono certi periodi che Maignan in 14 tiri li fa in 6 partite. Con Guerin, Guerin, no. Maignan. Bravissimo, rimane lì. Lo ferma Ciao. Contropiede. E il Ren è diventato decisamente più pericoloso. Santa Maria. Santa Maria, bravissimo Maignan. Oh, hanno tirato un porta, Musa. Pulisic si è proposto e lo ha imbeccato bene l'ex Valencia. Giroud prova da Pulisic. Pulisic allunga Pulisic. Pulisic destro. Da Okafor. Quell'altro sulla linea poteva essere il quarto. Una doppia occasione. Entra Salah. Esterno offensivo. Salah esterno offensivo c'ha senso. Anche Najida. Certo, Nojovic poteva anche entrare. Lo accarezza. Salah. Santa Maria, Santa Maria, oh! Tiro da fuori, ma addirittura a prendere minchia, la rete, oh. Ovviamente sulla dove ha tirato? Benacer, Benacer, Benacer. Benacer dentro dal centravanti Fernandez. Fernandez, alto ma pericoloso. Insomma, tosto. Benacer, bravissimo. Partito anche Okafor, è partito. Invece va avanti Reinders e fa la cazzata della storia, però. Calcio di punizione. Però c'è un bel calcio di punizione dal limite. 3-0. Siamo quasi al 90esimo. Calcio di punizione dal limite. Però si era aperto Okafor, che sappiamo benissimo essere uno che corre. Benacer, Hernandez e Adli al calcio di punizione. Nel quarto schifo non farebbe, che poi lì c'è Okafor da solo. Se gliela passi lo mandi in porta. Va bene a Serra, prova a piazzarla, non va lontano dall'incrocio dei pali però. Apri la Okafor, che poi è solo contro il portiere, no? Certo, 90 minuti a Giroud era evitabile, ragazzi. Sì. E non voglio essere l'avvocato del diavolo, però. Portato via addirittura. Addirittura Najida va via, non in barella, ma sulle spalle. Quindi praticamente è in 10 il Ren, perché ha giocato quasi 10 minuti in 10. Finisce qua, ragazzi. 3-0. Potevamo fare il quarto. Più che altro, essendoci una sfida di ritorno, avrebbe fatto comodo. Alcune cose sono da rivedere, però la prestazione è ampiamente sufficiente. Domenica c'è il Monza, partita che non va proprio sottovalutata, e poi ne avremo modo di parlare. Detto questo, ragazzi, statemi bene. Il post partita lo vado a fare adesso, ma voi potete veramente già vederlo, perché esce appena dopo la partita. Ci vediamo per la 25esima di campionato, e poi ci sarà il ritorno di questi spareggi d'Europa League. Da te è tutto, statemi bene, sempre Forza Milan, un bacione.